Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Bene, oggi vediamo come si fa a creare un archivio compresso. Che cos'è un archivio compresso? Un archivio compresso, come suggerisce anche il nome, è una specie di cartella contenente al suo interno uno o più files compressi, ossia uno o più files che a seguito della compressione hanno dimensioni ridotte. A cosa serve un archivio compresso? Senza dubbio serve per ridurre le dimensioni dei files a seguito di una determinata necessità, ma secondariamente questa funzione risulta anche utile quando per esempio vogliamo mandare una cartella contenente files via email. Per poterla allegare dovrete appunto comprimerla generando un archivio compresso. Ok, passiamo alla pratica e vediamo come si fa a creare il nostro archivio compresso. Allora, su Windows la funzione di compressione di files è già incorporata, bastano pochi clic per finalizzare la nostra operazione. Quindi supponiamo di voler comprimere questi tre files, vediamo prima quanto pesano, quindi selezioniamoli, tasto destro, proprietà, vediamo che le dimensioni su disco sono di 44 kB. Adesso facciamo tasto destro sulla selezione, invia a e scegliamo l'opzione cartella compressa, tutto qui. Come potete vedere è stata creata la nostra cartella compressa e se andiamo a vedere lo spazio che occupa sul disco notiamo che è diminuito, infatti vedete 32 kB rispetto ai 44 di prima. Questa era la funzione incorporata su Windows. Se invece abbiamo la necessità di avere più opzioni per la compressione, ad esempio vogliamo mettere una password al nostro archivio compresso oppure necessitiamo di una compressione più efficiente, dobbiamo servirci di un programma aggiuntivo e mirato per questo scopo. Su internet ce ne sono diversi, i più utilizzati sono WinRAR e 7-Zip. Link per lo scaricamento in descrizione. Il procedimento per la compressione con questi programmi è pressoché simile a quello che vi ho spiegato prima. Si selezionano i files e poi si sceglie di comprimerli. Adesso andiamo a vedere per esempio come creare un archivio compresso con WinRAR aggiungendo in più una password di protezione al nostro archivio. Ok, durante l'installazione di WinRAR tra le varie scelte vediamo la possibilità di decidere quali formati aprire con questo programma, per esempio RAR, ZIP, 7-ZIP, ISO, eccetera. Dopodiché basta premere OK per completare l'installazione. Adesso quando andiamo a cliccare con il tasto destro del mouse sui files che vogliamo comprimere ci appaiono le opzioni di compressione di WinRAR. Scegliamo aggiungi ad un archivio. Come potete osservare adesso abbiamo molte più opzioni a disposizione, metodo di compressione, formato archivio, metodo di aggiornamento eccetera. Per questa volta scegliamo di aggiungere una parola chiave al nostro archivio, quindi clicchiamo su Imposta parola chiave. Si aprirà una finestra dove inserire la nostra password, scegliamone una a caso, ciao ad esempio, confermiamola. Dopodiché una volta inserita basta dare OK e quindi ancora OK. L'archivio compresso è stato creato, questa volta con una funzione in più, ossia l'accesso ai files tramite password. Se noi tentiamo di aprire i files presenti qui dentro, dobbiamo inserire la password per poterne visualizzare il contenuto. Ok, per oggi è tutto, grazie della visione. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale oppure mettete un mi piace oppure lasciate un commento. Detto questo ci becchiamo al prossimo video. Ciao ciao!